nella sala comunale di Calcinelli nasce la collaborazione dell'attività giovanile tra l'Atalanta Calcio e la SD Real Metauro. Ricordiamolo, Real Metauro nata nel 2008 dalla fusione delle forze del Lucrezia Calcio e del Calcinelli Calcio. Invitato speciale Stefano Bonaccorso, responsabile dell'attività di base della DEA. Parliamo quindi naturalmente dai primi calci, pulcini, esordienti, giovanissimi ed allievi. Bonaccorso, 24 anni nella società nerazzurra di Bergamo e da 9 anni insegnante atletico, quindi allenatore del settore giovanile. Un settore giovanile che naturalmente consta dall'età di 6 a 10 anni. L'Atalanta è impegnata da sempre in un progetto di promozione e valorizzazione dei giovani. Dei giovani calciatori e del calcio in senso generale. La collaborazione col Real Metauro entra in quest'ottica. Noi naturalmente, per crescere e per promuovere il nostro settore giovanile, abbiamo bisogno di creare collaborazioni, affiliazioni con le società dilettantistiche come la Real Metauro, che ha un progetto preciso per la valorizzazione dei giovani. Lo testimonia che in prima squadra Real Metauro stanno giocando tantissimi giovani provenienti dal settore giovanile. Cosa significa promuovere i giovani e il calcio giovanile? Significa partire, siccome sono due obiettivi molto importanti, uno è quello di formare il calciatore, l'altro è quello di formare i giovani, le persone, quindi tutti gli aspetti educativi. E da questo punto di vista punteremo molto sulla formazione di tutti gli attori protagonisti della crescita dei giovani calciatori, quindi faremo formazione sugli allenatori, preparatori atletici, preparatori della coordinazione, preparatori portieri, e arriveremo poi a parlare anche di aspetti educativi con i dirigenti accompagnatori e i genitori. E a partire da questa attività formativa cercheremo appunto di confrontarci sui i migliori mezzi di allenamento, i migliori metodi per raggiungere questo grande obiettivo, che è formare il calciatore da una parte e formare la persona dall'altra. Con l'Atalanta si è parlato in conferenza stampa, è un po', diciamo, il top del settore giovanile, se tralasciamo naturalmente le grandi potenze economiche. Lei, sono 24 anni che è nella DEA e 9 che si occupa, diciamo, del settore giovanile, quindi ha visto atleti come lei giustamente ha fatto notare, come Bellini, Montolivo, Padoin, che sono degli esempi non soltanto a Zingonia ma anche, diciamo, un po' in tutta l'Italia. Sì, sono esempi perché sono testimonianze viventi del fatto che si possa conciliare il sogno di diventare calciatori e contemporaneamente studiare e diplomarsi, quindi conciliare scuola e studio. Se pensiamo che Padoin ha fatto il liceo scientifico, se pensiamo che si è diplomato naturalmente, e se pensiamo che anche tutti gli altri hanno conseguito un diploma di maturità, e quindi sono proprio quegli esempi positivi a cui riferirsi per tutti noi, sia per i giocatori che per gli allenatori. Per quanto riguarda le persone presenti, oltre al presidente Euro Salvoni, che ha fatto gli onori di casa, il presidente della Real Metauro Calcio, rilevanti anche le figure dei dirigenti Calderoni e Andreoni, a fare da Tre d'Union l'indimenticato ex giocatore atalantino Giovanni May, fanese puro sangue e con un passato nella panchina dell'Alma Juventus Fano, che ha ricordato anche i fasti di quando lui giocava con la maglia nerazzurra. Il progetto della Real Metauro credo che sia arrivato a un punto, cioè un punto d'arrivo, che poi dovrà essere un punto d'arrivo che in crescendo. Noi, dal momento in cui ci siamo strutturati con un gruppo di 350 ragazzini tesserati, senza juniores e prima squadra, e con tutti i dirigenti e gli allenatori che giocano in questa società, si può dire che noi, con noi ci sono 500 persone. Quindi siamo una bella realtà, non siamo contenti di quello che abbiamo fatto fino adesso,
E come dico, questo è un arrivo che noi abbiamo avuto la possibilità di arrivare all'Atalanta, siamo contenti, sappiamo benissimo quelle che saranno le nostre difficoltà da adesso in poi, però come dico, lo dicevo prima, questo è fondamentale per far crescere i nostri allenatori. Noi abbiamo la fortuna di avere tutti gli allenatori che, guarda caso, parecchi vengono dal nostro, hanno giocato con noi, sono stati i nostri tesserati, sono ragazzi che stanno facendo credo esperienze importanti, vengono tutti da scienze motorie, quindi insieme al settore giovanile c'è un discorso anche di crescita, perché uniamo sempre allenatore di prima fascia, responsabile, dei ragazzi che hanno piacere poi di incominciare questa attività, e noi siamo contenti perché il futuro è dei giovani sotto ogni punto di vista, sia calcisticamente per i ragazzini che anche per gli allenatori. Ma non tutti potranno ambire di fare, no, il calciatore di Serie A, però dico, se ci sono delle possibilità che dei ragazzi che sono sempre validi possono fare categorie anche inferiori, noi le porte le lasciamo aperte a tutti. È logico che la prima scelta va all'Atalanta, quindi di conseguenza lavoreremo e continueremo a lavorare in questa maniera. Non solo soltanto io, presidente della Metauro, c'è anche Diego Sella che oramai condivide con me questa presidenza da qualche anno. Di nuovo ringrazio Giovanni Mei, perché credo che il fatto che lui conosca l'ambiente Atalanta a noi ci ha favorito e ci continuerà ad aiutare tantissimo con la sua esperienza. Il mio sogno, spero che potrebbe essere quello di, con un allenatore che, o con Davide, oppure un allenatore che viene dal settore giovanile, e con tutti i nostri ragazzi possiamo vincere un campionato. Quest'anno non ci siamo andati lontani, non a vincere il campionato, ma potevamo benissimo entrare nei play-off. Alla fine abbiamo... Siamo squadre molto forti, come anche la Pergolese. Beh, io credo che la cosa più importante è che il nostro budget per fare una promozione, ma credo che sia un budget di società che spendono per vincere campionati di terza categoria o seconda categoria. Questo perché? Perché con i ragazzi possiamo fare questo. Abbiamo anche la rappresentanza del settore giovanile della Real Metauro nelle persone del dottor Attilio Andreoni e di Franco Calderoni. Un bel progetto, Andreoni, che testimonia ancora una volta quello che, diciamo, la bontà anche della Real Metauro, che opera sicuramente a chilometro zero, ma opera per i giovani e vuole crescere coi giovani, come ha anche detto il presidente giustamente. Sì, come dicevo prima, noi oggi realizziamo un primo sogno che abbiamo perseguito dall'inizio di questa avventura, perché noi è solo 3 anni che abbiamo preso in gestione il settore giovanile con un gruppo di dirigenti. Noi siamo solo una espressione di questo gruppo di dirigenti che si interessa solo esclusivamente del settore giovanile, e diciamo che, ecco, si realizza il primo sogno, che era quello di cercare una collaborazione con una società importante professionistica che ha un occhio di riguardo e anche molto di più verso il settore giovanile per far crescere tutto il movimento. L'altro sogno che perseguiamo sempre da questi 3 anni è di realizzare un nuovo centro sportivo con campi sintetici, perché ancora è un peccato che la nostra società, pur diciamo così, occupando il territorio di 4 comuni, perché noi abbiamo i ragazzi del comune di Cartoceto, Saltara, Serungherina e Montemaggiore, in questi 4 comuni ancora non siamo riusciti a realizzare un centro sportivo dove veramente si possa concretizzare quello che i nostri mister vanno, diciamo, predicando. E questo secondo sogno lo stiamo lo stesso, diciamo così, inseguendo, e ci sono delle importanti novità su questo fronte, perché sia grazie all'intraprendenza del comune di Cartoceto, ma anche dell'Unione dei Comuni, sarà di prossima realizzazione un centro sportivo nuovo in quel di Lucrezia. Quindi quando concretizzeremo questo secondo sogno, vi chiameremo per inaugurare questo nuovo centro sportivo. Questo è un primo passo, speriamo che il secondo passo sia di qui a breve. Stefano Bonaccorso parlava di Montolivo, parlava di Bellini, parlava di Padoin, esempi non solo calcistici ma anche di vita, e chissà che proprio dal settore giovanile giallo-verde possono nascere veramente dei piccoli campioni del domani. Magari. Il discorso che noi abbiamo iniziato soprattutto con i ragazzi è stato quello di cercare di dare delle regole. Le regole sono importanti,
sono importanti per la crescita dei ragazzi e sono importanti perché chi le deve attuare, ovvero i mister, a loro volta hanno con loro un codice etico, cioè delle modalità operative entro le quali si devono tenere. Noi abbiamo tenuto molto a questo, abbiamo parlato anche con la federazione per poter ottenere da loro degli incontri e valutare in maniera il più possibile positiva questo nostro atteggiamento, ovvero la possibilità di far conoscere come abbiamo lavorato e come intendiamo portare avanti questi ragionamenti. Stiamo lavorando con, adesso incontreremo il professor Marziali, che è in federazione una persona diciamo molto molto importante, che sta facendo un ottimo lavoro a questi livelli, per poter anche trasferire tutte queste informazioni, cioè tutte queste informazioni ai genitori, che sono una fase direi importantissima anche questa. Ecco, questo il nostro operato va soprattutto in queste direzioni qui, cercare di fare le cose in maniera seria, soprattutto per i ragazzi, perché il nostro compito è questo, cioè fare in modo che i ragazzi crescano in maniera, fra virgolette, sportiva e sana. Questo è il nostro compito. Nasce quindi questa collaborazione che qui in riva al Metauro spero non sia proficua e che possa magari lanciare a stretto giro di posta anche qualche elemento del florido vivaio locale e chissà che da qui a qualche anno non possa nascere un Montolivo, non possa nascere un Bellin, non possa nascere un Padoin, anche perché l'Atalanta, come ben si sa, dopo le superpotenze del calcio italiano, è sicuramente quanto di meglio possa esserci nell'ambito del settore giovanile. Presentato anche il nuovo responsabile tecnico per quanto riguarda le squadre giovanili, Cristiano Bartolucci, e confermatissimo alla guida della prima squadra, che ricordiamo milita in promozione, Davide Sartini. Siamo con Cristiano Bartolucci, presentato alla stampa, nella conferenza stampa dal ASD Real Metauro, nuovo responsabile del tecnico del settore giovanile. Ecco. Fanese puro sangue, un onore comunque, ecco, per te sicuramente vestire la casacca giallo-verde. Sì, senza dubbio, questo è diciamo il primo anno da responsabile e volevo fare comunque un piccolo excursus, perché per arrivare a questo accordo che abbiamo fatto con Atalanta e abbiamo raccolto la loro attenzione grazie anche a quello che abbiamo svolto insomma nel passato, quindi era importante insomma far... Niente nasce dal caso, chiaramente. Niente nasce dal caso, e quindi anche tutta la gente che ha lavorato in precedenza è da ricordare. Per arrivare a questi traguardi ci vuole un lavoro di equipe che si è svolto negli anni precedenti. Per questa novità per noi è una grossissima opportunità, cerchiamo di sfruttarla nel migliore dei modi, sapendo che sicuramente è un punto di partenza per una grossa formazione per tutta la società e per noi allenatori. È sicuramente un tampone di lancio per crescere e per scalare diciamo altre vette più importanti. Sì, senza dubbio, io ho avuto esperienze con prime squadre e sono state esperienze tutte molto importanti, però diciamo che il settore giovanile è completamente differente dalle prime squadre, ci sono altri principi, ci sono altre situazioni, secondo me forse ci vuole anche quel pizzico di passione in più che magari con le prime squadre ci sono diciamo tra virgolette più per questioni materiali. Qui è proprio la sana passione che ti rende protagonista, che ti fa andare al campo con quella vitalità che poi ti danno i ragazzi in ogni giorno, la presenza dei ragazzi di ogni giorno insomma. Remetavo che appunto sui giovani, sono tutti a chilometro zero, Davide Sartini confermatissimo di nuovo sulla panchina, tu sei giovane, ultimo arrivato, tanti volti nuovi, tutti del posto, ecco, chissà che magari da questi giovani possa nascere, tanto per fare un esempio, per citare Bonaccorso, possa nascere il Montolivo, il Bellini, il Padoin della situazione. Senza dubbio, noi diciamo che questo può essere un diciamo
un piccolo obiettivo. Un sogno che lo dobbiamo anche un pochettino, no, dare ai ragazzi, perché e poi, come dicevi giustamente tu, abbiamo una prima squadra che, diciamo, per la maggior parte è composta da tutti i ragazzi qui del posto, del settore giovanile, quindi eventualmente non ci fosse qualche ragazzo pronto per il grande salto, comunque noi qui abbiamo un obiettivo ben preciso, insomma.